Allora, rispetto al grano di vigna, adesso il lagonosoro è cioè il lagonosoro originale, e poi ci sono alcuni grani, diciamo, non originali, tra cui quello di Mertens, che si chiama Iris. E, no, ho lavorato, in realtà io ascolto molta musica della vita in generale, suono anche. Tre canzoni sono mie del film, Finito di coda, Una scena, Night, sono canzoni che ho scritto io. Mentre Iris, come è arrivata che sul set, mentre giravo la scena, mi chiedevo sempre cosa stanno guardando, no? Perché quel film che vedo non si vede. E quindi ricordandomi il mio periodo universitario veramente cinefilo, sono ricordato di quelle giornate. Questa cosa molto, te la sto dicendo parlando, quando vedevo i film con la musica di Mertens, ho messo quello che piaceva molto a me, l'ho messa sul set, però mi ricordo, in playback mentre giravamo, era stupendo, quindi poi è rimasta quella. E sulla fotografia abbiamo lavorato, adesso non entriamo più tecnico, perché non essere tantissimo con Fabrizio Palombara, che ieri ho visto il film qui, anzi, approfitto per dire, una produzione bellissima, bellissima, più bella di quella che avevo da Berlino, e no, per me è importantissimo vedere poi proiettato quello che ho fatto, e capita raramente, e però vedevo la fotografia, dicevo, devo chiamare Fabrizio, che poi ancora, il lavoro è stato molto lungo, anche questo stratificato. La mia idea iniziale, che non ha a che fare con la luce, ma ha a che fare molto con il lavorare con gli attori, era di illuminare in un certo modo che mi permettesse di lavorare con gli attori nel modo in cui ho lavorato, nel senso che non avevo bisogno di un tipo di fotografia che illuminasse gli ambienti, creasse atmosfera, ma poi nel momento in cui entravo con gli attori non si poteva più cambiare nulla. E quindi Fabrizio ha fatto un lavoro difficile perché dovevo illuminare un ambiente. E poi eravamo noi ed erano gli attori che dovevano trovare lo spazio, un modo di muoversi che prendesse anche, si facesse carico anche della luce, e non viceversa, che invece è un modo che spesso porta a creare immagini molto patinate, molto costruite, e poco credibili dal punto di vista emotivo. Però questo è un discorso tecnico, non abbiamo fatto questo lavoro che però ha portato quella fotografia che avete anche visto, che insomma è bella, elegante, ma che è anche in qualche modo, non voglio dire vera, che è un termine scivolosa, però certamente empatica. Allora, prima Nicola Giuliano diceva che avevi desiderato Juliette Binoche per L'attesa. Hai cercato Gael García Bernal e Bérénice Bejo, anche perché Bernal è di un'intensità, infatti prima parlavo della fotografia, i primi piani sono di un'intensità emotiva, cioè hanno davvero un'intensità incredibile, Sì, quindi. proprio Gael era il prototipo, come vi è pensato, Gael. Devo dire, faccio una parentesi dicendo questa cosa e mi allungo un attimo. Il rapporto, al di là dell'amicizia con Nicola, non ha nulla a che fare con questa conferenza stampa, però condividiamo tra le tante cose anche questa strana e ottusa incoscienza che ci porta però a fare questi discorsi senza neanche troppo imbarazzarci. Adesso stiamo facendo un altro film e non vi dico i discorsi che facciamo, però questa cosa qui è proprio sempre così, però poi in qualche modo mi rendo conto, vedendola oggi da fuori, che anche questa mancanza, almeno in questo, di pudore, di dirsi subito quali sono le ambizioni, almeno a casa nostra, poi ha portato anche a provarci. Ha portato anche dei risultati, parlo dal punto di vista del coinvolgimento del cast, non sto parlando dei risultati artistici del film. Nel caso di Gael è successa la stessa cosa, siamo andati al cinema insieme a vedere Emma di La Raine, entrambi abbiamo molto amato il film, mangiando una pizza, il film era anche da poco, diciamo, pronto, ma Gael García Bernal per me è proprio un attore, ma perché rispondendo è l'attore per me perfetto per questo film? Perché quando ho avuto in mano questa sceneggiatura finita, mi sono trovato di fronte a un bivio. Questo poteva essere lo stesso film, un film molto, come dico io, simmetrico, molto di genere, molto freddo anche se vuoi, perché è un film molto strutturato, oppure poteva essere quello che quel film è, o spero che sia, che è un film anche romantico, un film, un melò, storia d'amore struggente. E questa cosa qui, per un regista, tu ti trovi davanti a un bivio, io ho detto che da ora in poi, dal momento che depongo la penna e inizio invece a lavorare da regista, devo fare tutte scelte che contrastino il genere.
avendo fatto tutte scelte da scrittore che invece, come diceva Nicola, facilitassero il genere. E quindi la prima scelta, che è quella degli attori, è prendi l'attore, per me, come dico io, più asimmetrico del mondo, cioè l'attore che porta sempre in scena qualcosa di inaspettato, di meraviglioso, di sorprendente, di vero, che prescinde da quello che è scritto. Questo non vuol dire che cambia il testo, semplicemente che porta all'interno del testo. Io usavo questa immagine, la uso sempre, l'ho ripetuta, quella di una finestra lasciata aperta che fa entrare il vento e butta giù bicchieri. E Gael e Renate anche sono questo tipo di attori. Quando ho fatto la prima lettura con loro a Roma, entrambi insieme, e non erano ancora neanche prove, erano solo letture, io ho subito visto quello che avevo visto già da spettatore, questa sua meravigliosa capacità di essere sempre empatico, sempre connesso a delle emozioni vere. Che questa è una cosa che poi è molto difficile da lavorare invece da regista, perché poi devi lavorare in un modo, e qua torniamo alla fotografia, perché per me è tutto un unico movimento il momento che fai il regista, che ti deve permettere di costruire un lavoro con gli attori che renda possibile che tu riesca a rubare, a inglobare quel vento di cui parlavo, perché altrimenti dopo un po' la cosa non esiste più al di là della grandezza dell'attore. Quindi la scelta di Gael e di Renate nasce da questo, Berenice stessa cosa. Il modo in cui siamo arrivati, perché immagino la domanda era questa, era quella, parliamo con Nicola, senti pure discussioni. E l'uso delle due lingue e spagnolo? Dobbiamo chiudere. Nasce comunque dal fatto che Gaese è spagnolo rispettoso. Volevo fare la storia di fratellanza e quindi mi sono chiesto, se io vivessi a New York con mia sorella, tornando a casa parlerei in italiano, mentre fuori parlerei in inglese.